Nella disponibilità di Marco Vaccaro, segretario generale della FAI CISL di Latina, la Federazione Agricola Alimentare ed Industriale, arrestato nell'ambito dell'operazione Comodo, sono stati trovati dagli agenti oltre 500.000 euro. Vaccaro, 43 anni, nato a Frosinone e residente a Morolo, è accusato di aver garantito protezione alla cooperativa di Sezze, al centro delle indagini, per sfruttamento del lavoro e al caporalato ai danni di centinaia di migranti, proprio grazie al suo ruolo sindacale, estorcendo, secondo gli inquirenti, l'iscrizione alla sua organizzazione e lavoratori assunti dalla cooperativa dietro la minaccia del licenziamento. Accuse che dovranno essere confermate. Un durissimo colpo per la nostra organizzazione, dice il segretario provinciale della CISL Pontina Roberto Cecere, che non ha esitato a convocare il direttivo per prendere seri provvedimenti in merito ed annuncia che la condanna nei confronti del sindacalista Ciociaro sarà immediata. Cecere, confidando nel ruolo della magistratura, è perentorio. Nessuno usi questa vicenda contro il nostro sindacato. Le sue parole sono state affidate ai social. Sentiamo. Se in mezzo a noi c'è qualche mela marcia, questa è un'organizzazione che farà di tutto per buttarla fuori. Ma questo vale per tutti, perché tutti i settori hanno problemi di questa natura. Anzi, invito pure a chi mette commenti molto leggeri sotto i profili social a vedere bene quello che scrive, perché quei commenti girano tutto il pianeta e quindi ci difenderemo in tutte le sedi. In questo momento sto preparando già una denuncia a querela. Se qualcuno crede di speculare, di fare lo sciacallo su questa vicenda, portando la CISL in luoghi dove sono estranei al nostro modo di fare, si sbaglia di grosso, troverà pane per i suoi denti. Confido nei lavoratori, i lavoratori alla fine capiscono sempre. La società cooperativa di Sezze reclutava stranieri centrafricani e rumeni che venivano impiegati in centinaia di aziende agricole committenti, avendo monopolizzato il settore nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Viterbo. Approfittando dello stato di bisogno, gli stranieri venivano trasportati nei campi a bordo di pulmini sovraffollati, privi dei più elementari sistemi di sicurezza, ed erano costretti ad affrontare una giornata lavorativa di almeno 12 ore a fronte di una retribuzione inferiore alla metà rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. Si aspettano gli interrogatori.